Com'è andata quest'anno agli esami di Stato? Sia per l'Ambrogio Leone che per il Nobile, Noi consideriamo e continuiamo a considerare il Leone ed il Nobile, seppur con un doppio nome, come un'unica istituzione. E nessuno si è sentito succursale dell'altro. Siamo stati una comunità in cammino. Bene, per rispondere alla sua domanda. Abbiamo avuto degli alunni che sono stati licenziati con 100, abbiamo avuto degli alunni che sono stati licenziati con le valutazioni nella eccellente fascia fra 90 e 98, così come per il diurno abbiamo avuto anche eccellenze nei due corsi serali che abbiamo portato a compimento. L'odontotecnica ha avuto anche dei riscontri positivi dei. Nell'odontotecnico abbiamo registrato qualche cento, così come lo abbiamo registrato anche negli indirizzi presenti in via Garibaldi. Diciamo un po' a Nola, qui si formano gli odontotecnici. Qui si formano gli odontotecnici, si formano i manutentori elettrici e meccanici. Si formano i periti di agraria, di meccatronica, si formano gli operatori di grafica, si formano gli operatori di turistico e già da quest'anno per il serale, dall'anno prossimo per il diurno, si formeranno anche i periti per il tessile sartoriale. Ma l'anno prossimo lei difficilmente ci sarà, o no? Io sicuramente non ci sarò perché al 31 di agosto finisce il mio contratto di lavoro non solo con questa scuola, ma con la scuola pubblica e statale. Quindi fin da adesso, e siamo alla vigilia di conoscere i nomi dei nuovi DS o di coloro che sono trasferiti, a chiunque fosse destinata a questa sede, auguro di cuore un lavoro proficuo, appassionato e coscienzioso. Ma ci sta qualche nominativo nolano? Non ne sono a conoscenza e non ho provato neppure a sapere. Lo sapremo prestissimo. Ok, grazie.